Il difficile momento delle imprese in Italia spiegato in un libro di Angelo Bruscino, Ada De Santis. Una radiografia impietosa delle difficoltà al limite del boicottaggio in cui opera il mondo delle imprese in Italia e il contenuto del volume di Angelo Bruscino, giovane imprenditore impegnato in attività associative, che ha scritto Quanto ci costa essere italiani, dove il punto di domanda riassume molto. Il volume è stato presentato a Napoli alla Confcommercio. Stiamo vivendo di troppo frattempo, ora è il momento di fare la differenza, dobbiamo incominciare a farla tutti, nelle nostre case, nelle nostre aziende, nelle nostre professioni, dobbiamo essere noi gli elementi principali del cambiamento che desideriamo portare avanti e forse in questa maniera potremo risvegliare anche chi, facendo politica, magari è diventato un po' troppo distante dal mondo reale. Tutte le classifiche provenienti da autorevoli organismi internazionali, dal Fondo Monetario Internazionale, dall'OCSE alla Banca Mondiale, da tempo segnalano il gap di competitività per l'Italia e molto dipende dalla burocrazia che impedisce alle imprese di operare con dinamismo. Questa politica di restrizioni e naturalmente di costrizioni alle imprese non va bene, se deve cambiare, se non si cambia si chiude bottega.